Il pareggio infinito, siamo 3-3 dopo 3 giorni e 6 regate. Questo è il nostro commento, la sintesi di questa terza giornata di una Coppa America incredibile. Ogni giorno una regata a testa, abbiamo visto, principalmente per graditi regali altrui, sotto forma di errori piccoli o grandi, ma sempre decisiva la partenza nel bene e nel male. Quello che stiamo vedendo è una coppa che giorno dopo giorno sembra voler ribaltare le certezze faticosamente acquisite. Si era detto luna rossa più veloce con vento leggero, i kiwi con vento forte, si è parlato dei foil più piccoli dei neozelandesi, quelli più grandi di luna rossa, cosa fanno, cosa non fanno in termini di prestazione. Si era parlato di Spittil, re delle partenze. Insomma, tutto questo è stato rimesso in discussione poco dopo averlo acquisito, sempre, ogni giorno. La cosa che probabilmente non cambierà è che stiamo vedendo uno spettacolo raro in Coppa America. Mai defender e challenger erano stati così vicini, c'era stata questa situazione di equilibrio e abbiamo due team che sono effettivamente straordinari, due equipaggi, come si diceva una volta nella vela, che sono capaci di rendere possibile l'impossibile, andare per esempio 4 volte alla velocità del vento. Ieri c'erano 8 nodi e arrivavano a 35-40 nodi. Due team che sono a un livello tale da mettere in scena il più combattuto ed emozionante match di America's Cup, probabilmente di tutti i tempi. Esserci con la sfida italiana di Luna Rossa è un qualcosa di molto importante. Certo, alcune cose si sono viste anche nell'ultimo giorno, in questo terzo giorno, Luna Rossa quando parte avanti e poi vince e controlla, non aumenta quasi mai il distacco, controlla, ma i neozelandesi sono sempre vicini. Quando invece davanti sono i neozelandesi, si tende a vedere che estendono il loro distacco. Probabilmente questo significa che c'è un leggero margine ancora in favore dei neozelandesi come velocità pura e quindi Luna Rossa deve essere sempre perfetta, ha l'obbligo della perfezione, mentre i Kiwi a loro volta sanno che non possono sbagliare perché comunque hanno già regalato 3 vittorie di quella che loro pensavano fosse un'altra whitewash, un cappotto, un 7-0 che si immaginavano, già la metà delle regate le hanno date invece agli italiani. Questo significa che sta diventando sempre più un mental game, un confronto che si gioca con la testa, con la solidità mentale, quindi anche con l'interezza di ciascuno dei due team. La forza del team è la sua compattezza, il fatto di riuscire con la forza degli ultimi elementi del team, quelli che aprono la base la mattina all'alba e la chiudono a notte fonda, che fanno sentire i giocatori, i velisti, gli atleti che sono in barca tranquilli di potersi dedicare alla prestazione sportiva. Immaginiamo prossimi giorni, due regate, la settima e la ottava domenica. Cosa potrà succedere? Possiamo restare in questo pareggio infinito, quindi andare sul 4-4, oppure qualcuno potrebbe vincere due prove e andare sul 5-3. Quinto giorno, lunedì 15, a quel punto nuovamente le possibilità diventano 3, ancora pareggio 5-5, oppure 6-4, se il giorno prima è maturato quel 5-3, oppure se per la seconda volta consecutiva una barca, un team vincesse tutte e due le regate del giorno, lunedì 15 potremmo avere un punteggio di 7-3, quindi la coppa assegnata a qualcuno. Se non succede così, ovviamente si continua a oltranza, si va avanti a martedì. E così via. Sicuramente è stato detto, ma va ripetuto, Luna Rossa con queste, già con le due vittorie, era entrata nella storia perché nessun team italiano in Coppa America aveva, nella finale di Coppa America, aveva vinto due match. Però questa volta Luna Rossa è andata oltre, è andata in qualche modo, sta andando oltre l'ignoto ed è un limite oltre dal quale indietro adesso non si torna. Luna Rossa non può tornare indietro. Vediamo la clip del giorno, i commenti di oggi sono di Shannon Falcone e Romano Battisti, canottiere olimpico, medaglia di bronzo a Londra 2012. A proposito di Olimpiadi, oggi mondiali di 470 ed europei del Windsurf RSX, in arrivo podi italiani. Quindi state collegati perché arriveranno belle notizie per la vela, non solo dalla Coppa America, non solo da Luna Rossa, ma da tutta la vela italiana. C'era anche la pattuglia acrobatica neozelandese a sorvolare il golfo di Auraki in questa terza giornata
dell'America's Cup. Avete visto la grinta di Checco Bruni, l'uscita con i grandi tricolori e soprattutto quante barche escono in mare in questo sabato. Guardate che scenario intorno al campo di regata, il campo A, un campo nuovo con Ranghitoto sullo sfondo, e qui le due partenze. Questa è la prima, ovviamente quella che ricordiamo naturalmente con più piacere. I Kiwi addirittura si siedono rispetto ai foil, cadono nell'acqua, perdono il momento alla partenza, partiranno molto indietro, dovranno virare come avete visto, e la storia della regata la sapete. Una vittoria importante perché vincere la prima del giorno dà forza, coraggio, psicologia al team, però purtroppo nella seconda, e questa è la seconda regata, non sarà così, non andrà nello stesso modo, anche se la preparazione era stata fatta correttamente, ma la sfortuna ci mette lo zampino perché Luna Rossa finisce in un vero e proprio buco di vento. Qualcuno ha visto anche dei gorgogli nell'acqua, probabilmente un gommone che era passato, comunque un qualcosa che influisce drammaticamente sulla velocità della barca italiana. Guardate la differenza di velocità, Luna è quasi ferma e invece i neozelandesi partono davanti e pienamente lanciati. Una partenza del genere ovviamente non poteva che avere un finale segnato della regata. I neozelandesi andranno ad aumentare il loro vantaggio e vinceranno, quindi tornano a casa sempre loro, diciamo, più contenti di noi perché hanno vinto l'ultima prova del giorno. Ma coppa sempre comunque molto aperta, e quindi adesso sentiamo l'interpretazione di questa giornata da due dell'equipaggio di Luna Rossa, Shannon Falcone e Romano Battisti, due grinder. Giornata sul nuovo campo per la Coppa America, campo A, bellissimo, è il primo giorno del weekend, tantissime barche fuori, cioè migliaia, e alla fine regata 1, Team New Zealand ci ha dato a noi la partenza, erano in ritardo, allora da quello siamo riusciti a coprirli praticamente tutta la regata, i miei ragazzi hanno fatto le scelte giuste, ogni tanto lasciavano la porta aperta, allora diciamo sul chas, la barca d'appoggio, è bello vedere Max e Vasco che stanno facendo, diciamo, la tattica, cioè viverla quando non sei a bordo è più difficile di quando sei a bordo sulla cisterna, questo te lo posso garantire anch'io questa volta, prima volta che ho anch'io le farfalline allo stomaco non essendo neanche in barca, no, però diciamo chiusa lì, cominciato opportunità di provare per la prima volta nella serie a prendere un po' di spazio di respiro, dicendo prendendo per la seconda regata, però alla fine la prepartenza della seconda andremo a guardare, noi eravamo dall'altra parte del box, allora difficile, non l'abbiamo visto in televisione, allora sicuramente voi l'avete visto meglio di noi, ma da quanto è sembrato siamo finiti giù bassi, con poca aria, al ritorno c'era tipo 16 secondi da bruciare, però sembrava che si doveva girare questa boa verde che ci ha fatto allungare ancora più basso, allora siamo trovati bassi su un angolo stretto dove non potevi accelerare con questo calo d'aria. E alla fine abbiamo dato, cioè, non so quanti metri, forse 200 metri già dalla partenza a un team che è così forte che non ti puoi permettere. Gli altri hanno regattato bene e come abbiamo visto alla fine tante volte quando sei avanti continui anche ad aprire. Direi alla fine per tutti voi che guardate, anche alla fine per noi, dobbiamo essere contenti, si continua a fare il reset della finale, ora è first to four per qualsiasi team, no, però un orgoglio per l'Italia, siamo qui, siamo 3-3 con una squadra veloce, con i defender, con una barca veloce, domani è un altro giorno, siamo tutto il team, tutti i 110 che sono qui con Nuova Zelanda. Stiamo facendo il nostro meglio per i 60 milioni in Italia che si svegliano presto la mattina. Ma alla fine il fatto che stiamo andando un punto uno l'altro è come nel tennis. Alla fine ci sarà un momento che qualcuno, cioè, someone will break.
e nulla. Alla fine, come si vede, cioè, solo essere qui e vivere questa avventura, c'è cioè, Luna Rossi finale, che stiamo andando colpo per colpo contro il Team New Zealand, cioè, è nelle nostre mani scrivere la storia. Allora, i ragazzi sicuramente oggi, stasera, riguarderemo tutto. Non puoi lasciare l'opportunità di fare errori due volte. Un po' più d'aria domani. Alla fine per noi, sì, tutti dicono che Luna Rossa è più forte con aria leggera, ma come avete visto Team New Zealand non hanno nessun problema con aria leggera. Ma come hai visto il primo giorno, anche Luna Rossa con 16-18 nodi ha preso anche un punto. Allora per noi non cambia nulla. Bring it. È stata una bellissima giornata oggi, e fuori c'erano molte barche, qui si inizia a vivere il vivo della Coppa America, siamo molto positivi perché ragazzi qui si fa l'alto livello, quindi sapevamo che una volta arrivati in finale era una dura lotta, siamo felici perché abbiamo un equipaggio ed una barca che ci permette di lottare e a questo punto dobbiamo affrontarla come in un ring di professionisti. Cioè un colpo lo dai, un colpo lo prendi e vince chi non si fa fare il KO. Quindi siamo fiduciosi, abbiamo molta positività che ci arriva da tutta l'Italia ogni giorno e seguiamo i consigli di Max Sirena e ce la metteremo tutta nelle prossime giornate. Le finali sono tutte uguali secondo me, c'è chi vuole vincere e chi non vuole perdere. La tensione la fanno tutti, ma bisogna sfruttare quell'adrenalina. Il mio allenatore mi diceva, mi raccomando, quando vai in gara cerca di fare sempre l'adrenalina perché ti farà fare la differenza. Non bisogna avere paura di quella sensazione di paura che ti porti dentro prima della regata. Quella, se l'affronti con il piede giusto, ti fa fare la differenza e ti può dare quell'energia in più sul rush finale o su una partenza decisiva.